Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Fa a lui e a Fratelli d'Italia questa dichiarazione di Biden quando in realtà abbiamo comunque avuto tracce ed è stato molto sottolineato dai giornali l'atlantismo di Meloni e l'apertura di credito comunque da parte americana, meno da parte dell'Europa. Quindi volevo chiedere a lei che sta in Europa peraltro. Ma innanzitutto credo che vada presa con le molle questa indiscrezione, perché non si tratta di una dichiarazione. La dichiarazione ufficiale che rappresenta il governo degli Stati Uniti l'ha fatta il segretario di Stato Blinken, dicendosi che non vede l'ora di poter lavorare e collaborare con il governo che è il risultato che è prodotto al risultato elettorale e quindi con l'eventuale presidenza Meloni. Quindi intanto stiamo ai fatti più che alle indiscrezioni. Dopodiché è chiaro, non voglio sfuggire ad una considerazione che è come viene percepita Fratelli d'Italia e quindi anche il nascente governo all'estero. Viene percepito per come noi lo esportiamo. Esattamente. Lì, secondo me, andrebbe fatta una riflessione, perché la campagna elettorale è stata anche questo, è stata anche una, mi verrebbe da utilizzare un termine forte, una ostentazione all'estero di un eventuale pericolo democratico, e chiaramente questo è stato recepito. Anche qualche considerazione che ho appena sentito, il Movimento Sociale Italiano non è mai stato un partito neofascista, non mi risulta, al massimo post-fascista, se proprio a voler fare una forzatura storica ed ideologica. Certamente non lo era Alleanza Nazionale, certamente non lo è Fratelli d'Italia, non lo era il PDL. Ricordo che Giorgia Meloni nel 2008, 14 anni fa, è stata già ministro della Repubblica, Ignazio La Russa è stato ministro della Difesa, quindi parliamo di, ripeto, strumentalizzazioni che vengono fatte e che poi ci si ritorcono contro, perché è chiaro che a furia di gridare al lupo, poi magari qualcuno ci crede veramente. E anche un'ultima considerazione, Giorgio Meloni non è filo Trump. Giorgio Meloni appartiene alla grande famiglia dei conservatori mondiali, dei partiti conservatori, e certamente è filo Partito Repubblicano Americano. Dopodiché chiunque il Partito Repubblicano Americano sostenesse in campagna elettorale è chiaro che guarderebbe con favore al candidato, ma non è filo trampiana. Tutto sommato mi pare di ricordare che Trump abbia ostentata un certo favore nei confronti di un altro candidato durante questa campagna elettorale. Certo, ma se si ricandidasse Trump, per dire, sarebbe contenta. Non voglio dire, comunque, come dice lei, sarebbe contenta. L'appoggio, no, l'appoggio ci sarebbe lo stesso, il feeling con i repubblicani. Cioè, nonostante come sia andata la presidenza e soprattutto come si sia conclusa, non avrebbe preclusioni su Trump questo. Preclusioni su Trump e non avrebbe, badate, preclusioni su qualunque governo uscisse dalle urne di qualunque altra nazione. Questo l'abbiamo visto, abbiamo anche ben rispetto giustamente, alla giustamente, vorrei pure vedere. No, questo è importante, perché non è capitato, non è capitato lo stesso. Qualche dichiarazione un po' fuori posto da qualche alleato internazionale, e cose che capitano, perché può sbagliare una dichiarazione sbagliata, può capitare, però ecco, è capitata. Si riferisce a chi? Alla premier francese? A chi? Sì, Elisabeth Borne, che ha detto che vigilerà sui diritti civili in Italia, in effetti. Sui diritti umani. Sui diritti umani addirittura. Allora, Sarina Biraghi.